Villa Rosa. Grazie Presidente. Volevo anzitutto, Procuratore, una precisazione, forse ho capito male io. Lei ha detto c'erano circa 14 persone del CDA che non risultano indagate. Rinviate a giudizio. Quindi potrebbero essere indagate. Non rinviate a giudizio, quindi potrebbero essere indagate. Ok. Diamo la parola al Procuratore. Allora, cerco di essere più chiaro possibile. Le persone rinviate a giudizio, qui non stiamo parlando di indagati, stiamo parlando di imputati rinviati a giudizio. Le persone rinviate a giudizio sono quelle che negli organismi che vi ho citato hanno tutti, direi al 99% dei casi all'unanimità, hanno tutti deliberato la concessione di quei crediti che per noi costituiscono ipotesi di distrazione o dissipazione. Questa è la risposta di Rossi. Alessio Villarosa, Movimento 5 Stelle, ben trovato. Salve, buongiorno, grazie a voi. Senta, riascoltandola anche, non so se magari rivivere quei momenti, no? come si fa in alcuni casi, in psicanalisi, ecco, diciamo così. La risposta di Rossi non è soddisfacente. Come la trova anche riascoltando? A me sembra che, insomma, chiarisca, no? Alla fine. Anche... Guardi, sinceramente sotto questo aspetto dell'indagine era abbastanza chiara la risposta del procuratore Rossi. Sì. Probabilmente sapendo che molte delle domande che c'erano state anche precedentemente, che ci sarebbero state dopo, perché lo dice anche lui poi a un certo punto, che capisce che il tema è importante, è questo, avrebbe probabilmente potuto specificare e dire direttamente che proprio per Luigi Boschi era indagato. Però in realtà... Ma lei però non gliel'ha chiesto direttamente, o sì? Io posso parlare solo della parte... No, della parte... della parte non se... allora, della parte, vabbè, abbiamo capito che quella segretata gliel'ha chiesto. Lui dice, no, lui dice di no. Non mi metta, lui non dice mi di no, in bocca, non mi metta in bocca le mie parole. No, era solo per dire... Esatto. Che poi tutta la seduta i giornalisti o comunque chi la vede da fuori la interpreta avendo mezze informazioni. Quindi quando uno fa, poi un giornalista fa delle dichiarazioni, in realtà non ha tutte le informazioni mano, perché una parte è segretata. Fatto sta che la mia domanda veniva da... era una semplice precisazione. Io avevo 12 domande quel giorno da fare. Sì. Ne ho potute fare solo 3, perché dopo 3 domande erano passati 40 minuti e siamo 40 persone, e quindi ho chiesto al presidente di inviare le domande per iscritto. Sì. Io, le mie domande erano su determinati temi. Poi, siccome Augello poco prima aveva fatto una domanda, un collega di commissione d'inchiesta aveva fatto una domanda proprio sul rinvio a giudizio, e allora io ho voluto una specifica perché non avevo capito, pensavo non ci fosse nessuna indagine. Infatti, come avete potuto ascoltare, io parlavo di indagati, cioè, ma è possibile che non ci sia nessuna indagine a carico degli altri vertici? Tra l'altro, per Luigi Boschi era stato sanzionato già da Banca d'Italia ai tempi, proprio in merito a determinate operazioni fatte in Banca Popolare dell'Etruria. Quindi mi sembrava molto strano. Infatti, se ascoltate bene, io dico indagato, non rinviato a giudizio. Lui mi corregge: no, rinviato a giudizio, quindi potrebbero essere indagati, sì. Me bastava assolutamente, era abbastanza, già si era capito abbastanza bene quello che intendeva dire il procuratore di Arezzo. Quindi poi mi sono concentrato nella parte segretata su altre informazioni. Ho capito. Non, diciamo la risposta. Diciamo il PD più che altro è anche perché io ora ho sentito che la sollecitazione al PM Rossi è arrivata da Casini, stavo sentendo da voi. Se è vero. No, questa è una mia deduzione, perché si sente Casini che dice adesso fate parlare il PM Rossi, e PM Rossi spiega proprio quel passaggio che diceva lei. Casini era lì mentre io facevo. Appunto, so che era lì. Come il PD, no? Il PD che ha cominciato a dire non era indagato, ma effettivamente non ha mai detto che non era indagato. Probabilmente, ripeto, doveva specificare meglio che risultava indagato. Ma che cambia se è indagato o non è indagato? Ma infatti, guardi, io e tu, il PD ha fatto, capite, avete sentito, no? All'uscita della commissione è stato il PD a andare sui giornali a dire Boschi non è indagato, non siamo stati noi del Movimento 5 Stelle che ci dicono voi appena siamo indagato. Lei dice escusatio non petita, questa è così. No, nel senso, il PD che di solito accusa gli altri quando si parla di indagini, e oggi dice che una persona non è indagata. Va a parlare proprio di indagini, mentre noi non avevamo assolutamente tirato fuori nulla. Perché, ripeto, le analisi da fare, per fare una buona analisi servono tante informazioni, e poi devi unire i puntini e arrivare a una tua idea.
il fatto che fosse indagato, si era capito, mi bastava così, non mi serviva altro in quel momento. No, e voi in effetti poi non è che ci avete, diciamo, fatto comunicati stampa sopra o cose di questo tutto tipo. Tutto il PD ha fatto. Ho capito. E voi poi avete risposto, perché dice allora vabbè. Dai, guardi, io stavo già preparando un video. Sì. Io già lo stavo preparando, che ho pubblicato ieri sera. Sì, sì. E stavo mettendo proprio la parte pubblica, perché sentivo tanti giornalisti che pensavano che quella parte fosse segretata. Cioè, ancora ieri nel pomeriggio molti giornalisti non capivano se la parte era segretata o pubblica. E quindi stavo già lavorando un video, e se non fosse uscita la verità con la questione dell'indagine, probabilmente l'avrebbero visto nel mio video. Quindi non so, il PD cerca con questa commissione in tutti i modi di trovare appigli per cercare di scusarsi, ma non si può scusare in nessun modo, perché ha firmato un decreto, e anche se Banca d'Italia avesse dato delle informazioni sbagliate, la responsabilità è loro che firmano un decreto e dovrebbero verificare tutte quelle problematiche che il Movimento 5 Stelle, ma anche altre forze politiche, sollevavano in quei giorni. E il PD invece ha deciso di continuare avanti, andava in giro a raccontare che quel decreto era la soluzione, senza quel decreto ci sarebbe stato il disastro. Oggi sta dicendo che quel decreto è stato sbagliato. C'è Renato Brunetta, che è vicepresidente della commissione, che oggi ha dichiarato: abbiamo avuto numerosissime audizioni chiare, esaustive, trasparenti, altre un po' più complesse, tra queste quella del procuratore della Repubblica. Sì, ma questo lo confermo anche io. Di Arezzo Rossi. Ecco, questo lo confermo anche io. Lui, insomma, Brunetta lascia aperta l'ipotesi se audire nuovamente il procuratore Rossi. Per voi sarebbe importante, Villa Rosa? Potrebbe essere così, le fa la domanda diretta, no? Quel no, punto. No, potrebbe sì, anche se forse è più interessato il PD a questa cosa, faccio fare. Però potrebbe essere interessante. L'importante è che questo non diventi una scusa per ascoltare test che per noi sono molto, molto, molto importanti, come ad esempio Pizzoni, che non può essere messo da parte, l'ex presidente di Unicredit, che ha chiaramente detto che la Boschi si interessava della banca del padre, mentre in aula diceva di non essersi mai interessata della banca del padre. Quindi Pizzoni o qualche amministratore delegato, ad esempio, di Veneto Banca, la procura di Treviso, che è merito a Veneto Banca, non abbiamo ancora ascoltato. Il Casini si è dimenticato stranamente di ascoltare la procura di Treviso, ha seguito un iter ben preciso per tutte le commissioni, ovvero prima sentiamo la procura, guardate, fate attenzione a tutte le procure che abbiamo ascoltato, non abbiamo ascoltato la procura di Treviso, che è quella che sta indagando su Veneto Banca. Come mai ci siamo dimenticati una cosa così importante? Come mai il presidente non ha messo in audizione la procura di Treviso? Quindi noi ancora dobbiamo ascoltare sicuramente la procura di Treviso, dobbiamo ascoltare Barbagallo, fate in tempo, fate in tempo, che dite? Se con questa settimana per esempio non c'è neanche il venerdì, potreste chiedere a Casini come mai non ha messo il venerdì questa settimana. Glielo chiederemo, però di solito il venerdì un po' giorno particolare per i parlamentari. Sì, ma per i parlamentari devono lavorare fino a domenica, dovrebbero lavorare, lavorare più. Ma perché non gliel'avete chiesto voi? Come no? Noi dalle prime siamo arrivati a lavorare il venerdì grazie alla nostra pressione. Okay. Infatti Casini lo ha anche detto, le prime due settimane abbiamo lavorato due giorni a settimana, se andate a vedere i calendari dei lavori. Senti, voi poi siamo passati a quattro. Sì, avete polemizzato molto col presidente Casini all'inizio, quando è stato nominato, quello nominato dal PD per fare un po', come dire, un po' di melina. Come si sta comportando secondo voi il presidente Casini? Guardi, abbiamo i calendari di settimana in settimana e questa è una cosa di cui ci siamo lamentati tutti, perché non si riesce a preparare per bene per le audizioni. Non abbiamo mai il materiale utile per sentire una procura, quindi su Etruria per esempio, non abbiamo mai il materiale prima di sentire il PM. Tutte le parti segretate, Banca d'Italia ha consegnato la parte di Etruria non a inizio commissione d'inchiesta, ma solo il venerdì prima della settimana in cui si iniziava Etruria. Poi a volte ci sono dei casi in cui interviene e secondo noi una volta mi ha bloccato su una domanda, poi mi ha chiesto scusa ufficialmente in commissione d'inchiesta, mi ha bloccato su una domanda mentre chiedevo il documento di acquisizione di Anton Veneta, lui non aveva capito, mi ha bloccato, questo documento non è venuto fuori finché la sera si è scoperto, mi aveva detto che c'era questo documento, finché la sera si è scoperto che questo documento non c'era. In più non abbiamo avuto, e questa è la cosa veramente più grave, noi siamo la prima se non la seconda forza politica del paese, e non abbiamo potuto portare in audizione neanche una delle persone ad oggi,
una di quell'elenco, neanche una dell'elenco che avevamo predisposto per la commissione d'inchiesta, ci è stato permesso dal presidente Casini di poterlo ascoltare. Quindi noi non siamo assolutamente contenti di questa modalità di gestione. Fino a questo momento, Villarosa, che quadro sta emergendo dal vostro punto di vista? Ah, sta emergendo un quadro sicuramente di una vigilanza, parlo sia di Banca d'Italia che di Consob, che ha dimostrato delle pecche, delle mancanze, perché spesso si sono limitati a dire non c'è il protocollo, ma io ricordo loro che il protocollo principale è la Costituzione, che parla di tutela del risparmio, e il loro principio principale è la sana e prudente gestione del sistema bancario, se non della singola banca, e questo spesso e volentieri non è stato rispettato. Consob spesso e volentieri non aveva le informazioni da mettere nel prospetto per informare chi investiva, se l'investimento era una cosa buona o meno, e in più c'è una discussione ancora aperta sulla questione scenari probabilistici. Noi ancora dobbiamo capire chi ha cancellato quel documento che si chiama scenario probabilistico, che era messo insieme ai documenti per acquistare un'obbligazione, che faceva capire una specie di semaforo rosso, verde, fai attenzione che questo investimento potrebbe andare bene, ma se va male puoi perdere tutti i soldi, e allora quello strumento a un certo punto è stato cancellato. E ancora non abbiamo capito chi ha deciso di eliminarlo. In più abbiamo un governo che non faceva altro che avallare e ratificare tutte le richieste che arrivavano dalle due vigilanze, con dei palesi conflitti di interessi nella prima banca, il primo burden sharing, il primo bail-in, non bail-in, ma burden sharing fatto in Italia. Insomma, una situazione veramente nella quale uno dei principi che io vorrei ricordare a tutti: non è normale che ci sia la parola risparmio in una Costituzione. Se i nostri padri costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, hanno deciso di mettere questa parola come principio da tutelare in tutti i modi all'articolo 47, lo hanno fatto perché sapevano che gli attacchi, soprattutto negli anni 20, furono proprio i risparmi, e allora sapevano che il risparmio diventava una cosa importante perché ti serve anche a competere a livello internazionale. Abbiamo visto mancanze sotto tutti i punti di vista, da parte del governo, della Consob scelta al governo, di Banca d'Italia, ma ovviamente degli amministratori, ma degli amministratori che hanno fatto i furbetti, credo che sia chiaro, i ladri, diciamo la verità, credo che sia chiaro ormai a tutti. Diciamo che il momento forse più, come dire, più incandescente, più brillante, più evidente di questo lavoro della Commissione d'inchiesta è quando Banca d'Italia e Consob si sono rinfacciate le responsabilità, forse anche più del parliamoci chiaro, anche più del caso Boschi, che è diventata quasi una questione di principio, no? Più che altro. Sì, sono importanti tutte e due, però ovviamente non ci aspettavamo una di quella, diciamo, quegli attacchi tra Banca d'Italia e Consob erano meno, non ce l'aspettavamo, diciamo così. Mentre era più facile aspettarsi un'incandescenza sul tema Etruria, Boschi e via dicendo. Però l'importanza, diciamo, la metterei sullo stesso piano. Alessio Villarosa, grazie per il contributo, buon lavoro in Parlamento, all'esponente del Movimento 5 Stelle, a lei.